25 maggio 2008. Carissima, scusa del ritardo, ma la tua magnifica tesi è arrivata in un momento difficile per la mia salute. Siamo rimasti stupiti dalla quantità di notizie che sei riuscita a raccogliere. Ti siamo particolarmente grati. È un grande contributo a non dimenticare, ma soprattutto tiene viva la speranza di avere verità e giustizia, nella speranza di poterti abbracciare a Roma. Ancora grazie, Luciana e Giorgio. Ecco, questa è la lettera in risposta al lavoro approfondito fatto da Serena. Il libro è uscito abbiamo detto il 9 marzo ed è edito da Informazione Libera. Partiamo dal titolo, cosa vuol dire, perché hai scelto questo? Il libro si intitola Ciao Ibtisam, significa sorriso in arabo. È una scelta che ho fatto proprio per fare un omaggio a Ilaria Alpi, che amava il mondo arabo. Facciamo un passo indietro, la storia di Ilaria si colloca nel marzo del 94, in particolare il 20 marzo lei e l'operatore vengono uccisi a Mogadiscio, in circostanze oscure e ancora oggi non totalmente chiare. Dopo 24 anni di inchieste, depistaggi, parole dette poi ritrattate, c'è stato dalla Procura di Roma un tentativo di archiviare il caso già nel 2007, ma grazie ai genitori di Ilaria che si sono appunto appellati a questa richiesta, si è continuata ad indagare e si è arrivati alla conclusione che è stata uccisa insieme a Mina Rovatin proprio perché stava seguendo una pista di rifiuti tossici e traffico d'armi. In particolare si vincono dal tuo libro inchiesta, possiamo dire, due diverse tesi opposte. Vuoi presentarcele? Da una parte c'è il lavoro della commissione d'inchiesta che è stata istituita nel 2004, dove si arriva alla conclusione che fu un tentativo di rapina finito male. E dall'altra la procura che invece dice che è stata uccisa perché è stata un'esecuzione proprio perché aveva scoperto delle cose che riguardavano rifiuti tossici e materiale scottante. Sì. Allora, il libro è un excursus che va dall'agguato al processo ai fatti di cronaca, anche appunto puntando l'occhio sulle morti sospette di questi due giornalista e operatore, anche relativi al periodo in cui è stato commesso l'omicidio, cioè alla cronaca di ciò che accadeva già a Mogadiscio, che non si distacca poi dall'omicidio. Quando avviene l'omicidio il 20 marzo i militari stavano andando via dalla Somalia, c'erano andati per l'operazione Restore Hope, voluta appunto decisa dall'ONU per portare la pace in un territorio martoriato dalla guerra civile voluta da Siad Barre nel 91. Quindi diciamo, è importante collocare l'evento che riguarda ovviamente Ilaria, Alpi e l'Italia, ma anche quello, il contorno dove loro sono arrivati. Che appunto loro erano a Bosaso. Io ho puntato l'attenzione anche su il sultano Bogor, l'ultima intervista di Ilaria, questo ricordiamo che era il settimo viaggio che Ilaria faceva lì, c'era stata con l'operatore Calvi, quella volta invece partì con Mina Rovatin. Anche il sultano Bogor ha confermato che l'intervista è durata diverse ore, ci sono invece alcune stragi. Sì. Che sono tolti. Ricordiamo anche che ad aprile si attende la risposta alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Roma, ma cos'è che ti ha spinto ad approfondire questa vicenda? Tu che sei giornalista, diciamo, nasci giornalista e svolgi questa professione, però perché andare a fondo? È stato un articolo di Famiglia Cristiana a incuriosirmi. Ho sentito forte il bisogno di raccontare questa storia fatta di ingiustizie, ho imparato ad apprezzare tanto il lavoro di Ilaria, era una giornalista coraggiosa, sempre con il sorriso, una donna sensibile e generosa, come diceva proprio il suo papà che adesso non c'è più,
Lei partiva con un orologio e tornava sempre senza perché lo regalava una ragazza somala, un ragazzo somalo. Ecco, mi dicevi che il libro presenta in appendice un capitolo che però ancora non è presente in questo libro perché vorrai svilupparlo in un altro Sì, lavoro. Ilaria Alpi sulle tracce di Graziella De Palo. Graziella, ricordiamo che è stata uccisa il 2 settembre del 1980 a Beirut, e non si sono trovati insieme a Toni, Italo Toni. Entrambe hanno collaborato per Paese Sera, in periodi differenti ovviamente, e quindi è possibile che Ilaria, siccome anche Graziella stava indagando su un traffico d'armi, possibile che stesse seguendo. È una mia Ipotesi, certo, che ipotesi da approfondirai. approfondire. Grazie. A te.